Allora, cominciamo oggi a vedere qualche esempio, no, dell'argomento che abbiamo guardato insieme martedì, in particolare la descrizione narrativa di casi d'uso. Solo per riprenderlo brevemente, abbiamo visto che a fronte di ciascun caso d'uso, soprattutto a livello di user goal, che sono quelli che ci interessano maggiormente, una descrizione di dettaglio può essere data attraverso questo schema. No? Una serie di voci che sono quelle indicate qua, diciamo così, col titoletto arancione, la maggior parte delle quali, dicevamo, si risolvono solitamente con una riga, massimo due righe di testo per indicare, diciamo così, il loro contenuto, e poi c'è la parte, se vogliamo, più complessa di descrizione dello svolgimento effettivo del caso d'uso. Ok? Allora, partiamo a mettere in pratica questa linea guida, questo schema, no? Di descrizione. E partiamo, come al solito, dal nostro esempio che stiamo portando avanti di settimana in settimana, che è quello dello studio medico. Okay? Allora, nello studio medico avevamo già definito i casi d'uso, quali fossero i casi d'uso, avevamo identificato quattro casi d'uso a livello summary, quindi quattro aree funzionali, macro aree funzionali a cui i vari attori potevano avere accesso, ma abbiamo già anche definito, almeno per tre di queste quattro macro aree, i casi d'uso a livello user goal. Quindi per quanto riguarda la consultazione del calendario, per quanto riguarda la gestione delle prenotazioni, che in realtà era il focus dell'esercizio, del tema d'esame da cui abbiamo tratto questo progetto, e per la gestione delle disponibilità da parte del medico, che era relativamente semplice, ma in qualche modo ricadeva anch'essa all'interno del perimetro del nostro sistema, così come era descritto nel tema d'esame. Quindi qua avevamo fatto già una serie di ragionamenti su questi vari casi d'uso e già insieme avevamo dato una descrizione di un paio di questi attraverso la descrizione breve, no? Quello che chiamavamo il brief del caso d'uso, no? La descrizione breve del caso d'uso, che rappresentava un formato molto sintetico per ciascuno dei casi d'uso. Quindi i primi quattro campi sono comuni tra la descrizione sintetica e la descrizione dettagliata, ma poi in luogo della descrizione dettagliata e di tutte le informazioni in più, quando vi si richiede una descrizione breve, semplicemente basta un paragrafetto di testo per descriverlo. Adesso, prendiamo così a mo' di esercizio fatto insieme uno di questi casi d'uso e proviamo a tradurlo con la descrizione, così vediamo, ripassiamo insieme qual è il significato dei vari campi, vediamo in pratica come gestirli e poi soprattutto vediamo come descrivere lo scenario, l'eccezione dello scenario con quella schema numerato che abbiamo già, diciamo così, letto insieme la volta scorsa, ma fino a quando non si mette in pratica, diciamo così, diventa difficile comprendere, no, il meccanismo dei numeri. Allora, sto guardando questi casi d'uso, mi verrebbe da dire, proviamo a fare i primi due, il primo perché forse è quello un pochino più complesso, e il secondo è quello perché è un pochino atipico in quanto viene iniziato dal sistema, è l'unico che viene iniziato dal sistema, vediamo se abbiamo tempo di vedere anche il secondo, pur essendo questo molto semplice. Ok, che sono gli stessi di cui abbiamo fatto il brief. Quindi proviamo a fare questi, tra l'altro sono i due un pochino più complessi, gli altri sono relativamente più semplici. Dimentichiamo per un attimo, poi lo vedremo nella descrizione, quei casi d'uso inclusi a livello sub function sulla destra. Decideremo poi, man mano, quando andremo a fare la modellazione, se andare a descriverli oppure no, oppure rimanere a un livello di descrizione ancora, no, un pochino più generale. Però concentriamoci sullo user goal, sullo caso d'uso a livello user goal. Allora, per fare questo, cosa facciamo? Che qua ci prendiamo un bel file vuoto, eccolo qua, nel quale possiamo lavorare, ad esempio, con una tabella, così come facevamo prima, a due colonne, e in ciascuna, diciamo così, riga di questa tabella rappresentiamo una diversa proprietà del caso d'uso.
Quindi proviamo a seguire ciò che ci dice il nostro template, il nostro modello di descrizione dei casi d'uso. Quindi il primo ovviamente è il caso d'uso, lo use case. Il titolo, no? Qui ormai già lo sappiamo, si chiama inserire prenotazione. Eccolo qua. Poi andiamo per ordine. Lo scope, l'ambito. L'ambito abbiamo detto che è lo studio medico, che è il sistema informativo che gestiamo. E poi per dettagliare di più possiamo dire che siamo all'interno del sistema di gestione delle prenotazioni. Scusate qua, non trovo mai la figura giusta. Quindi siamo nei casi, vedete che siamo nel caso d'uso gestione prenotazioni. Questi casi d'uso a livello di gergo sono all'interno dell'ambito funzionale gestione prenotazioni. Quindi questo lo possiamo dichiarare. Quindi questo scope descrive, diciamo così, il perimetro, il sottoperimetro del sistema all'interno del quale si svolge quella funzionalità. E a seconda del sistema che descriviamo può contenere una parte architetturale, cioè di quale sistema informativo stiamo parlando, da quale server erogato, di quale data center devo fare riferimento, e può anche avere una componente funzionale, cioè quale, l'abbiamo chiamate prima macro aree funzionali, le possiamo chiamare a livello summary, no? Contengono il caso d'uso specifico. Quindi dove è collocato? Qual è il suo ambito nel quale questo caso d'uso si sviluppa? Perché stiamo cercando di dire questo requisito funzionale a quale pezzo di sistema si applica. Poi, quindi in questo modo ci dà un pochino un ambito all'interno del quale il caso d'uso si svolge. Quindi all'interno di ambiti diversi potrebbe esistere inserire prenotazione anche in un sottosistema diverso, non ci confondiamo. Poi abbiamo il livello. Allora, l'esercizio che stiamo facendo ovviamente è un caso d'uso descritto a livello user goal. Quindi questo è facile. Intention in context. Che è l'obiettivo. Quindi abbiamo detto che il caso d'uso a livello user goal, qual è il goal dell'utente? Qual è il suo obiettivo nel contesto attuale in cui si trova? Il contesto generale sarà quello di cercare di prenotare una visita, ma nello specifico cosa vuole fare? Quale obiettivo vuole raggiungere? Questo è il vero user goal. Qui viene chiamato in questo template con la parola intenzione anziché goal, anziché obiettivo, ma rappresenta la stessa cosa. Rappresenta ciò che l'utente vuole ottenere dopo aver eseguito l'interazione, dopo aver, diciamo così, collaborato col sistema interagendo in questo specifico caso d'uso. Allora, qual è? L'attore primario, che in questo caso è, l'avevamo chiamato paziente, no? L'attore che svolge questo caso, quindi il paziente. Diciamo, l'intenzione, quindi diciamo prima qual è l'intenzione. Il paziente desidera o vuole inserire una nuova prenotazione per una propria visita specialistica. Per una visita specialistica. Per ottenere un appuntamento. Noi sappiamo già che o a volte l'appuntamento riesci a ottenerlo direttamente in questo caso d'uso perché hai scelto le date giuste o il sistema ti ha proposto delle date che ti andavano bene. A volte invece non riesci a ottenerlo, questo appuntamento, ma la tua prenotazione rimane comunque inserita. Questo è l'obiettivo. Quindi l'obiettivo viene raggiunto quando il paziente effettivamente ha in mano un appuntamento.
il sistema gli ha dato appuntamento. Sappiamo che il sistema, quando non riesce a dare un appuntamento, fa del proprio meglio e comunque ti mette in lista d'attesa. Questo non è però proprio l'obiettivo raggiunto. Quindi avremo obiettivi di due livelli, se vogliamo, per questo è un po' complesso questo caso d'uso da modellare. Dopodiché ci sono le altre variabili, che sono l'attore primario, primary actor, che in questo caso è evidente il paziente. Ci sono in questo caso degli attori di supporto, cioè nel momento in cui questo attore primario prova a inserire la prenotazione per ottenere un appuntamento, è solo o c'è qualcun altro che insieme a lui interagisce contemporaneamente sullo stesso sistema informativo per supportarlo in questa azione? Direi che è solo. Quindi di attori di supporto in questo caso d'uso non ce ne sono. Nessuno, eh? Quindi non ci serve neppure menzionarlo. Stakeholder e i loro interessi. Poi stakeholder magari provo a scriverlo giusto. Allora, chi sono gli stakeholder di questo caso d'uso? Allora, che domanda dobbiamo farci per scoprire chi sono gli stakeholder? Dobbiamo chiederci chi ne trae un beneficio dal fatto che il paziente, l'attore primario, effettivamente abbia successo, cioè effettivamente riesca a prenotare un appuntamento. Allora, io vedo che gli stakeholder in questo caso, secondo me, sono tre. No, gli stakeholder non necessariamente sono attori del sistema. Tre sono secondo me l'attore stesso, che lui lo fa e ne trae un beneficio perché effettivamente ha la visita prenotata, il medico, perché poiché il medico sta fornendo delle disponibilità, ha tutto l'interesse a che queste disponibilità vengano riempite. Cioè, magari il medico lavora per due studi diversi, in quel primo studio è dato la disponibilità giovedì mattina, se poi quel giovedì mattina non viene nessuno, lui ha perso un'opportunità di lavoro. Avrebbe potuto dare la disponibilità da un'altra parte, ma non l'ha fatto. Quindi è anche interesse indiretto, secondario del medico, lui è contento se l'utente riesce a prenotare perché di fatto sta prenotando nelle sue ore. O poi non dico quale medico. In generale la figura del medico ha interesse che il sistema di prenotazione funzioni. Cioè, metti che domani si rompa il sistema di prenotazioni, nessuno riesce più a prenotare, allora avrà gli utenti che sono tutti arrabbiati, ma anche i medici che sono arrabbiati. E poi, come sempre, c'è chi ha organizzato il gioco, chi sta gestendo tutto il sistema, quindi il gestore dello studio medico, che ha interesse al fatto che lo studio medico lavori, giri e gli utenti riescano, no, effettivamente a prenotarsi. Quindi gli stakeholder in questo caso sono tre, il paziente, il motivo, qual è il suo interesse per ottenere un appuntamento. Il medico per riempire le ore disponibili. E poi il terzo stakeholder è il gestore dello studio medico, diciamo studio medico in generale, per offrire un servizio efficiente e da cui ci possa guadagnare. Efficiente vuol dire che le risorse che sta usando sono sfruttate al meglio. Ho queste tre casistiche, di questi tre stakeholder, sono le stesse quasi in tutti i casi d'uso. Se andassi a prendere un altro caso d'uso, che è quello del confermare un appuntamento nella lista d'attesa, e andassi a chiedermi qual è l'interesse degli stakeholder,
stakeholder nella conferma di un appuntamento, quindi far diventare vero un appuntamento che era solamente potenziale in lista d'attesa, sono gli stessi. Quindi questo esempio pratico di ciò che dicevo già martedì, che il stakeholder interest molto spesso avrebbe più senso definirli a livello summary che non a livello user goal, perché i vari user goal correlati alla fine contribuiscono più a un sistema che porta verso questi obiettivi. Però se noi stiamo facendo solamente descrizione del livello user goal, qua lo mettiamo perché qua, perché il summary non l'abbiamo fatto. Però se vi accorgete che fate tanti user goal normalmente appartenenti allo stesso summary, quasi sempre gli stakeholder saranno gli stessi e avranno lo stesso interesse. Qui sono interessi, non sono colpe. Poi lo riprenderemo nell'ultimo capitolo del corso quando parleremo di indicatori di processo. Qui stiamo dicendo che lo studio medico è felice e contento se questo caso d'uso va sempre bene, va sempre successo. Non ci stiamo ancora chiedendo qui, ma se questo caso d'uso fallisce troppe volte, oppure ci sono troppi pochi clienti, oppure ci sono troppe poche disponibilità, perché? Cosa succede? Cosa posso fare? Qui non ci poniamo il problema. Però ovviamente a livello di sistema ce lo dovremmo porre, ce lo porre. Se stiamo definendo degli obiettivi, un obiettivo non ha senso se non lo vado a misurare. Non posso dire, bello, il mio obiettivo è essere felice. E poi? Allora, diamo degli obiettivi, cioè, diamoci poi dei metodi per misurarli e dei metodi che possano permetterci di introdurre delle azioni correttive, quindi capire le cause e poi correggere i problemi per cercare effettivamente di raggiungere meglio gli obiettivi. Quindi stiamo solamente dichiarando. Okay? Lo faccio come puntatore in avanti, nell'ultimo capitolo del corso invece andremo a riprendere questi e vedremo come a livello di processo si possono misurare e si può eventualmente capire dove intervenire. Poi sull'intervenire è un pochino più difficile, ma capire dove sta il problema, sì. Sempre in modo, diciamo, scientifico. Ok, la voce successiva qual è? Precondizioni. Allora, le precondizioni, abbiamo detto che sono le condizioni logico-booleane che devono essere verificate affinché si possa anche solo pensare, no, di attivare questo caso d'uso. Sono condizioni senza le quali il caso d'uso non può partire, non deve partire. E quindi sono le condizioni che possiamo dare per scontate, per sicuramente vere, poi nello sviluppo del caso d'uso stesso. Perché se non fossero state vere, quel caso d'uso non sarebbe neppure partito. Quindi non devo stare a controllare lì dentro o dubitare che siano vere o no. Se le dichiaro come precondizioni, vorrà dire che devono essere verificate prima di permettere all'utente di entrare nel caso d'uso, e quindi dentro il caso d'uso sono tranquillo che siano vere. Dicevamo già martedì che ci sono due tipi di precondizioni che ci sono sempre. Adesso come esercizio le esplicitiamo per la prima volta, poi, tanto per vederle, poi le daremo sempre per sottintesa. Allora, un tipo di precondizione è sempre la precondizione sull'identificazione dell'attore primario. Dicevamo, visto che l'attore primario è il paziente, io come faccio a essere sicuro che chi è entrato nel sito e sta facendo la procedura di prenotazione sia effettivamente un paziente? E quale paziente sia? Non me ne devo preoccupare dentro il caso di studio, che prendo la prenotazione, prendo tutto e poi dopo mi chiedo, ma chi sei tu? No? Devo già saperlo prima. Quindi, una precondizione che c'è sempre praticamente è che l'utente è stato riconosciuto dal sistema ed identificato come paziente. Stato riconosciuto vorrà dire che ha fatto il login, oppure nel caso del bancomat vuol dire che ha messo la tessera dentro, cioè ci sarà qualche meccanismo per identificare e riconoscere l'utente. E il sistema ha capito che quell'utente può essere un paziente. Non è né il medico, né l'amministratore, né il gestore, ma è svolge il ruolo di paziente e quindi può avere accesso ai casi d'uso che sono riservati ai pazienti.
Questo c'è sempre. In qualunque caso d'uso, come precondizione, c'è sempre il fatto che l'attore primario che interagisce con quel caso d'uso è identificato. Quindi c'è, concettualmente c'è, ma noi decidiamo di non scriverlo e lasciarlo sottinteso. Perché poi ricordo le domande ricorrenti del tipo, ma sì, ma lì non dobbiamo mettere anche come precondizione che abbia fatto il login. Sì, c'è ma non si vede perché l'abbiamo lasciata sottintesa. Per economia di tempo e di scrittura. E poi le altre precondizioni che ci sono sempre, sono già descritte, adesso le esplicitiamo di nuovo, ma normalmente non lo faremo, sono quelle che sono conseguenza dell'activity diagram. Qui stiamo parlando di inserire prenotazione. Allora vado a vedere l'activity diagram di questo sistema. Paziente prenota una visita. Mettiamolo il bis che aveva le corsie, che sono forse un pochino più facile da leggere. Allora, qui siamo in un diagramma di attività in cui ciascuna determinata azione non può essere fatta sempre quando vogliamo, potrà essere fatta solamente quando il token la raggiunge. Ok? Quindi, ad esempio, questa azione qua, calcola tre proposte, per poter descrivere il lavoro, questo non è un caso d'uso, sto facendo come esempio più generale, per poter eseguire quell'azione è necessario che l'utente abbia inserito la richiesta lassù e il sistema abbia verificato che le alternative disponibili non sono state confermate dal paziente. Allora vuol dire che il sistema ha inserito certe cose, l'utente ha inserito certe cose, il sistema ne ha proposte altre e alla fine vengono calcolate. Alla fine posso effettuare questa operazione. Quindi, seguendo le frecce del diagramma dell'attività, posso dire che, posso scommetterci del mio, sul fatto che se sono arrivato lì vuol dire che prima è successa una certa cosa. Perché il diagramma del processo mi vincola a non arrivare lì se prima non è successa una certa cosa. Allora, queste sono tutte precondizioni, sono condizioni che si sono già verificate in precedenza, e che quando arrivo lì sono sicuro che sono vere. Quindi di fatto le azioni precedenti che l'utente ha fatto sono una precondizione per l'azione attuale. Vediamolo sul caso d'uso. In questo caso d'uso confermare l'appuntamento in lista d'attesa avrà sicuramente come precondizione il fatto che l'utente in precedenza abbia inserito un appuntamento e abbia rifiutato le proposte e quindi chiesto di essere inserito in lista d'attesa. Se l'utente, torniamo sull'activity diagram, non ha fatto chiedo di essere messo in lista d'attesa, non è passato da qua in passato, non potrà di sicuro arrivare a questo conferma. Questo lo vediamo meglio quando facciamo l'altro caso d'uso subito dopo. Quindi se io so che arrivo qua e il sistema conferma al paziente la venuta di prenotazione, oppure, no, scusate, era qua, il paziente, ah no, è l'altro, aspetta. Posso arrivare qua solamente se sono passato di qua. Di sicuro, lo vedo dal diagramma. Okay? Allora, andiamo alla ricerca di quali sono le condizioni che ci permettono di arrivare nella parte del diagramma dell'attività che corrisponde a questo caso d'uso. Allora, in questo caso d'uso che stiamo sviluppando adesso, cioè inserisci nuova prenotazione, inserire prenotazione, quale parte del diagramma dell'attività, a quale parte del diagramma dell'attività corrisponde? Corrisponde a questa. È un pochino più avanti sotto. Allora, quali sono le condizioni per poter attivare, iniziare, entrare in questa parte del diagramma dell'attività? Nessuna. Parto direttamente dal token, no? Dall'avvio del processo. Quindi in questo caso l'activity diagram non ci dice nessuna altra precondizione, non specifica nessun'altra precondizione di tipo logico-sequenziale.
scriviamolo solo per ricordarci il ragionamento che abbiamo fatto. Io qui ci posso aggiungere eventuali condizioni logico sequenziali dati dalla freccia, chi arriva prima e chi arriva dopo, logico dato dal fatto che nei blocchi di scelta abbia preso certe scelte vero piuttosto che falso, descritte nell'activity diagram. Allora, queste costituiscono tutte precondizioni del mio diagramma. Anche qua, poiché le ho già scritte queste cose nel diagramma delle attività per una volta, possiamo metterci d'accordo che non è più necessario riportarle una seconda volta qua nel caso d'uso. Però è come se ci fossero, quindi poi nello sviluppo del caso d'uso dopo, sappiamo che queste condizioni sono vere. Quindi il fatto che non decidiamo di non scriverle o non vi obblighiamo a scriverle per non perdere tempo, non vuol dire che uno in mente non le abbia, no? Ci sono comunque, le vedo, ma non si vedono. Ora, ok, queste due ci sono sempre, al netto del fatto che le scriviamo o no, loro ci sono. A questo punto però chiediamoci, ci sono altre condizioni aggiuntive che non siano quelle derivate dal login, dall'identità dell'utente o dal diagramma dell'attività, che potrebbero impedire l'avvio di questa procedura inserire prenotazioni? Può esserci un motivo per cui magari quel tasto inserisci prenotazione è disabilitato per quell'utente? A me non ne viene in mente. A meno di questioni catastrofiche, tipo il sistema non funziona, però non è più un aspetto funzionale di questo caso d'uso. Dimmi. Ma noi come precondizione non abbiamo scritto che deve essere per forza un paziente identificato dal sistema informativo, però nel testo c'è scritto che può anche essere un addetto dello studio contattato da un paziente a inserire la prenotazione. Giusto. Allora lui dice, ti sei dimenticato un pezzo, poi è stato più educato, ma dicendo il testo dell'esercizio diceva che a inserire le prenotazioni poteva essere il paziente, ma poteva anche essere l'addetto dello studio, a cui il paziente si riferiva telefonicamente. E quindi questo come lo gestiamo? Allora, lo potremmo gestire in due modi diversi. In realtà l'errore l'abbiamo fatto prima, l'ho fatto forse 2 settimane fa, quando abbiamo fatto, già qui abbiamo sempre solo sviluppato la parte in cui era il paziente che inseriva la richiesta. In realtà dovrebbe esserci tutto un parallelo in cui c'è l'addetto del sistema dello studio medico che fa le stesse cose. Quindi io potrei scrivere qua paziente oppure addetto dello studio medico. Fanno quasi le stesse cose, perché ad esempio, ma questo può andare bene, sì, ad esempio l'attività di, vieni, fatti vedere, l'attività di conferma, era qua, l'effettuare la cancellazione, potrebbe essere anche qua, sia il paziente che l'impiegato dello studio medico contattato al telefono. Ma invece il fatto che il paziente risponda sul sito via SMS deve essere lui per forza. Quindi qua andrebbero, giustamente, come dici tu, rivisti questi processi per andare a capire quali delle azioni devono essere svolte dal paziente e quali delle azioni possono essere svolte dall'impiegato dello studio medico che agisce per conto del paziente. Vuol dire che questo attore paziente in realtà non è sufficiente, dovremmo aggiungere un altro attore qui, che è l'impiegato dello studio medico, che può fare cose,
tra cui può gestire prenotazioni, e nel gestire le prenotazioni questo attore studio medico può anche lui inserire la prenotazione. Di sicuro non può confermare l'appuntamento di lista d'attesa e forse, se lo vogliamo, può cancellare la prenotazione, sempre per conto del paziente. Ci stiamo dicendo che c'è un attore diverso che può fare, attivare e fare gli stessi casi d'uso. Allora, sugli activity diagram non faccio la modifica al volo perché sennò non abbiamo tempo oggi e mi incasinerei. Sul diagramma dei casi d'uso è più semplice perché significa aggiungere un attore e dire guarda che quell'altro attore può fare quel caso. Nella narrativa come lo tratto? Che era la domanda tua originaria. Nella narrativa io posso dire, posso fare due cose. O separo il caso d'uso in due e ne faccio una descrizione nel caso in cui l'attore sia il paziente e una descrizione diversa nel caso in cui l'attore sia lo studio medico, l'impiegato dello studio medico. Però a quel punto mi verrebbe da dire ma perché non li hai separati direttamente come casi d'uso? Se fanno la stessa cosa io potrei dire che l'attore primario può essere paziente, quindi posso scegliere di scrivere due narrative diverse, una in cui l'attore primario sia il paziente, l'altra in cui l'attore primario sia lo studio medico, oppure esplicito il fatto che l'attore primario può essere paziente oppure lo studio medico. Ma poi si svolge nello stesso modo. Lo stakeholder è sempre il paziente, non è l'impiegato dello studio medico, non gli frega niente lui. Pagato per rispondere al telefono, poi. Però può comportarsi come attore primario. Allora, qui mettiamo magari tra parentesi, così si vede meglio che è un'opzione alternativa. E quindi l'unica altra differenza che facciamo qua è che l'utente è stato riconosciuto dal paziente, identificato come, è stato riconosciuto dal sistema, identificato come paziente o come studio medico, o come addetto dello studio medico. Che agisce per conto del paziente. Quindi l'unica differenza sarà che se il paziente entra con la sua password, quello dello studio medico entra con la password dello studio medico, ma potrà agire sui vari pazienti, mentre invece il paziente può agire solo su se stesso. Ok? Quindi in questo caso lo possiamo ancora recuperare, visto che in realtà fanno la stessa cosa, indichiamo che l'attore primario può essere uno oppure un altro. E poi, così come dice questo diagramma dice che a questo caso d'uso può partecipare l'attore paziente oppure può partecipare l'attore studio medico. Ma il caso d'uso è lo stesso. E quindi le azioni che avvengono successivamente sono le stesse indipendentemente da quale sia poi la sfumatura di attore che è stata riconosciuta. Ok, allora dicevamo, torniamo alla domanda che ci eravamo fatti, a cui avevamo già dato forse una risposta negativa, ci sono altre precondizioni? Non ci viene in mente nulla che potesse impedire di inserire una nuova prenotazione. Se anche tutte le disponibilità delle prossime 6 settimane fossero già tutte piene, io la prenotazione la posso inserire comunque. Andrò a finire in lista d'attesa, ma non vedo perché impedire di inserirla, no? Quindi io non vedo qua altre precondizioni da inserire, di cui tener conto. Andiamo avanti. Garanzie minime e garanzie di successo. E
poi già che ci sono scrivo trigger, che erano la stessa pagina. Allora, garanzia di successo descrive che cosa posso dire con certezza che sia successo, che sia accaduto, che sia avvenuto, quando ho dichiarato che il caso d'uso è terminato con successo. Allora, noi abbiamo detto prima nell'intention che il successo significa aver ottenuto un appuntamento. Quindi essere inserito in lista d'attesa non è un successo completo, totale, gigantesco. Il successo è aver ottenuto già direttamente l'appuntamento con questa interazione. Appuntamento che nel modello concettuale chiamavamo conferma. Guarda, il modello concettuale è questa reazione piccola che quasi non si vede, che si chiama conferma, è il cuore di tutto. Dice quell'utente quando deve venire, in che giorno deve venire e quali disponibilità dei medici sono occupate e quali sono libere. Quella è la chiave di tutto il modello concettuale. Allora, la garanzia di successo è che quando il caso d'uso ha successo, allora alla richiesta del paziente è stata confermata una disponibilità. E ho messo questo qua per usare esattamente le parole giuste. Richiesta, paziente, conferma, disponibilità. Quindi questa è la garanzia di successo che dice, mi sta dicendo cosa succede al database, al modello concettuale, quando questo caso d'uso è finito. Mi dice che alla... Ops, qui siamo ancora... Modalità sbarrata. La richiesta del paziente è stata confermata rispetto ad una certa disponibilità di un medico. Poi questo è il risultato finale. Cioè che ho aggiunto la relazione di conferma, tra richiesta e disponibilità. Ho messo in contatto quel paziente, anzi quella richiesta di quel paziente, col medico, anzi con quella disponibilità di quel medico. Ho fatto il mio lavoro, collegato richieste e disponibilità. Come ci sia arrivato, non mi importa più. Quella conferma l'ho data subito perché l'utente aveva fornito una sua, come si chiamava? Alternativa che andava già bene, era già libera? Oppure no, le alternative proposte dal paziente, ma io ho proposto delle controproposte e almeno una di queste andava bene al paziente? Sono due modi diversi di ottenere la conferma subito, no? Non mi interessa. Alla fine ciò che mi interessa è che la conferma ci sia stata, che l'obiettivo sia stato raggiunto. Per dire che l'obiettivo è stato raggiunto, mi chiedo semplicemente, la conferma ce l'hai o no? No, sì, ma ti hai confermato la prima o la seconda? Ma chi se frega? Ho la conferma, punto. Okay, quindi, se vogliamo, la garanzia di successo è la sintesi dei dati che mi interessa avere dopo che ho fatto tutto. La sintesi di che cosa rimane salvato nel sistema informativo a seguito di questo caso d'uso. È tutto lì il succo. Porta fatica a arrivarci perché devi fare alternative, controllare, verificare, confermare, eccetera, ma poi l'effetto è quello. Sai, se l'intention context è l'obiettivo dell'utente, potremmo dire che quella success guarantee è l'obiettivo del sistema. Quello è quello che il sistema vuole vedere. Quando c'è quello nel sistema, l'utente è contento, e viceversa. Poi ci sono delle garanzie minime. La garanzia minima,
anche qua è una garanzia, cioè qualcosa che il sistema garantisce. Il sistema garantisce una garanzia minima anche quando il caso d'uso fallisce, anche quando l'utente non riesce a raggiungere il proprio obiettivo. Allora, la garanzia minima nel nostro caso è che se non ti do, se non ti confermo l'appuntamento, perlomeno ti metto in lista d'attesa. Quindi la richiesta viene comunque considerata, cioè se il caso d'uso fallisce non perdo la richiesta. La richiesta viene considerata e messa in lista d'attesa. Che è un caso raro, tante volte se una cosa non funziona e basta, riprova domani. Invece qui siamo bravi, questo sistema è molto sofisticato, per cui anche se non è in grado di soddisfare questa richiesta, se la ricorda e non devo riprovare 6 volte al giorno ogni giorno, semplicemente sarà lui che mi avverte quando ci saranno disponibilità. Quindi nel caso di mancato successo, cioè non ho la prenotazione, però come minimo una garanzia che la mia richiesta non è stata persa. Quindi la garanzia minima è che la richiesta del paziente è stata salvata ed inserita in lista d'attesa. È lì. Inserita in lista d'attesa cos'è? E beh, ce l'avevamo qua, no? Ricordiamoci sempre che le parole che usiamo devono essere definite qua dentro, se no sono parole senza significato. Quindi noi sappiamo che quando entriamo in questo caso d'uso e ci entriamo se le precondizioni sono vere, e se l'utente ovviamente vuole farlo, ne usciremo in due modi, o col successo o col fallimento. Nel caso del successo valgono le garanzie di successo, sappiamo che è avvenuto questo. Nel caso del fallimento sappiamo che è avvenuto ciò che è descritto dalle garanzie minime. In casi d'uso più semplici le garanzie minime spesso non ci sono. Oppure c'è una garanzia minima del tipo, vabbè, se anche caso d'uso fallisce tu non perdi i dati, non perdi, però questo è quasi scontato, no? Che non fai danno a te stesso se una procedura non funziona. Ok, trigger. Trigger, cambiamo completamente argomento. Il trigger è un evento che scatta e quando scatta questo evento il caso d'uso parte. Cioè, qual è la causa, o l'istante di tempo, l'avvenimento, che ha fatto sì che questo caso d'uso si mettesse in moto? Allora, in senso generale, la causa può essere una motivazione dell'utente, che decide mi alzo e vado a fare quello, oppure un'elaborazione del sistema, che a un certo punto verifica certe condizioni e dice, ah, guarda, è necessario interagire con l'utente per fare una certa cosa. Noi ovviamente stiamo specificando il sistema e quindi per noi ha senso definire il trigger solamente quando la causa è interna al sistema. Quando la causa dell'avvio di un caso d'uso è una scelta libera dell'utente che decide adesso faccio quello, non è per noi un trigger. Il sistema informativo non ci può fare nulla, semplicemente l'utente è entrato. Quindi in questo caso, come nella maggior parte dei casi, non c'è nessun trigger, non lo scriviamo. Non scriverlo vuol dire che non c'è nessuno, che non c'è nessun trigger in generale, ma nessuno interno al sistema. Il trigger c'è, ma è nell'utente e quindi non lo vedo. Non vado a modellare sui processi mentali per capire quando lui decide, quali sono le condizioni per cui lui decide di fare una prenotazione.
Quindi il trigger ce l'avremo esclusivamente per i casi d'uso che sono iniziati dal sistema, che sono quelli che rappresentiamo con la frecciolina che va dal sistema verso l'utente. Poi, cosa ci rimane? Ci rimane il succo. Scenario principale di successo ed estensioni rispetto allo scenario principale di successo. Estensioni o eccezioni. Allora. E qui dobbiamo descrivere, dicevamo, la comunicazione, l'interazione tra utente e sistema. E elenca in ordine varie azioni in cui l'utente fornisce dei dati al sistema oppure il sistema fornisce dei dati all'utente. E nello scenario principale di successo è innanzitutto uno scenario di successo, quindi definisco una serie di passi che arrivino al successo, ed è quello principale, cioè quello più facile, più bello, più normale, più rapido, con meno passi, meno contorto, eccetera, eccetera. La strada più dritta. La strada più breve, più diretta, più naturale. Una volta avevo corretto una frase, qualcuno mi aveva detto è la strada più frequente. Non è detto, magari la maggior parte degli utenti fa un giro così più lungo ma arriva comunque a successo, mentre esisterebbe un giro più rapido, più diretto, facendo un passaggio in meno, se tu sapessi che c'è quell'icona là in alto che ti fa già saltare un passaggio. Quindi la via più diretta non è detto che sia quella più frequente, frequente nel senso di più utilizzata dagli utenti. Diciamo che quella principale, quella più semplice. E poi andremo a vedere tutte le diramazioni, quindi tutte le alternative e i percorsi più lunghi e collaterali. Allora, scenario principale di successo di questo. In qualche modo ripercorriamo anche ciò che diceva il diagramma delle attività. Dal punto di vista dell'utente che interagisce col sistema. Allora io mi immagino, tanto per facilitarmi mentalmente la ricostruzione di questo, dove è andato? Questa, scusate. Mi immagino di essere qua, dove c'è la frecciolina. A metà strada tra utente e sistema. A metà strada tra utente e sistema, io non vedo cosa l'utente pensa, non vedo cosa l'utente fa, non vedo il sistema che cosa fa, che cosa pensa, che dati elabora, che dati, che calcoli fa. L'unica cosa che vedo sono informazioni che passano dal sistema all'utente e dall'utente al sistema. Ok? Io in un caso d'uso il sistema lo tratto sempre come una scatola nera, non mi vado mai a preoccupare di cosa fa dentro o come lo fa. Anche l'utente io so che ha certe intenzioni, ma poi adesso sto descrivendo nello scenario, descrivo uno scenario, racconto una narrazione, descrivo, essendo io all'esterno, all'esterno dell'utente, all'esterno del sistema, descrivo che cosa avviene. E mettendomi in mezzo l'unica cosa che posso vedere è l'informazione che transita nei due versi. Quindi dobbiamo svestirci di ogni interpretazione, di ogni comprensione del perché avvengono certe cose, ma limitarci, no, a riferire che informazione viene scambiata, come se non capissimo cosa sta succedendo o perché sta succedendo. Quindi, cosa fa il nostro paziente? Che tipo di interazioni fanno? Allora io mi sono chiesto cosa fa il nostro paziente, perché essendo un caso d'uso iniziato dal paziente, non iniziato dal sistema, la prima mossa ovviamente sta al paziente. Quindi la prima cosa che farà il paziente all'interno di questo caso d'uso sarà dire al sistema: voglio inserire una nuova prenotazione.
Cioè, l'utente apre il sito, non ha ancora fatto niente, poi la prima azione sarà che l'utente preme il bottone inserisci nuova prenotazione. Deve farlo, se no il sistema come fa a sapere che lui vuole inserire una nuova prenotazione? Quindi la prima azione dell'utente sarà il paziente mettiamo paziente asterisco perché magari è l'addetto allo studio medico che può fare la stessa cosa, però continuiamo a usare paziente, non ripetiamolo ogni volta, ok? Il paziente o l'addetto allo studio medico dice che vuole inserire una nuova prenotazione, quindi seleziona l'opzione per inserire una nuova prenotazione. Seleziona l'opzione è un modo, dichiara di voler inserire, attiva la funzione per. Sono tutti modi di dire che l'utente in qualche modo attiva quella cosa, poi seleziona un menu, schiaccia un bottone, lo dice a voce, apre una certa app, fa una piroetta su se stesso, il sistema ovviamente se ne accorge, perché ha il misuratore di piroette, e quello vuol dire che vuoi inserire una prenotazione, non lo so, non mi interessa, so solo che lui deve fare qualche azione che il sistema percepisce come una richiesta da parte dell'utente di voler inserire una nuova prenotazione. A questo punto il sistema come risponde quando ha capito che il paziente vuole inserire una nuova prenotazione? Inserisci una nuova prenotazione, cosa succede? Che sullo schermo ti compare una serie di campi da riempire. Quindi il sistema richiede oppure predispone un form con i campi, con le un form relativo alle informazioni non so più scrivere per una richiesta, per una nuova richiesta, informazioni necessarie per una nuova richiesta. Quindi l'utente seleziona un comando, fa una voce, fa un'azione e il sistema di risposta gli prepara una videata in cui gli chiede dei dati. Ah sì, tu vuoi una nuova prenotazione? Allora riempi qua. Allora il paziente inserisce i dati richiesti per la richiesta. Scusate il gioco di parole, ma richiesta significa una cosa ben precisa, sappiamo esattamente quali informazioni ci sono. E i dati richiesti invece vuol dire i dati che il sistema mi chiede. Dati obbligatori, dati presenti, insomma. Ma non mi importa dei giochi di parole, qui sappiamo che e cosa fa il sistema a questo punto? Vabbè, tra i dati della richiesta ci sono anche allora inserisce la richiesta, le alternative, l'urgenza, la specialità. Adesso decidiamo noi a che livello di dettaglio vogliamo lavorare. Potremmo dire, guarda, inserisci i tuoi dati, il sistema ti fa il form con i tuoi dati e tu li inserisci. Poi ti fa un altro form in cui scegli le date alternative e tu li inserisci. Poi un altro form in cui ti dà urgente sì no e tu lo specifichi e così via. Quindi riempire queste quattro informazioni potrebbe richiedere quattro passaggi. Oppure possiamo dire che le informazioni necessarie per una nuova richiesta siano già tutte. Dipende anche come sarà fatta questa interfaccia e ce ne occuperemo nel prossimo capitolo del corso.
Cioè, se questa interfaccia è pensata per essere compilata su web, quindi sei seduto comodo con uno schermo grande, conviene chiederti tutto nella stessa videata, anche se è un po' lunga, sei lì. Se invece fosse un'interfaccia fatta per un'applicazione mobile, allora è inutile che vai, ti fa andare giù e poi ti perdi, no? Ti chiede una domanda per volta con i soliti due bottoni avanti e dietro, sotto, no? Quindi il fatto che questo, passaggi 2 e 3, siano corrispondenti a una singola videata o una sequenza di videate, è un dettaglio che possiamo decidere dopo. L'importante è che a un certo punto abbiamo tutte le informazioni. Ecco, se vogliamo essere esplicito, io direi anche le informazioni necessarie per una richiesta, comprese le alternative, le date alternative. E quindi lui inserisce i dati richieste comprese le alternative che lui fornisce. Quindi immaginatevi una pagina molto grande con tutte le informazioni richieste. L'alternativa sarebbe fare punto 2, il sistema predispone il form con i dati dell'utente. Punto 3, il paziente inserisce quei dati. Punto 4, il sistema predispone un form con le date delle alternative. Punto 5, l'utente inserisce le date e così via. Quindi andremo avanti per un po' di passaggi in questa parte un po' noiosa. A questo punto cosa succede? Il paziente ha inserito i dati, comprese le date alternative, le tre date. Qui siamo nella versione fortunati, va tutto bene, e quindi il sistema mi dirà, guarda caso, una delle date che hai inserito va proprio bene. Potrebbe anche non farlo, ma nel caso fortunato lo fa. Per quello che questo è il caso più diretto e non il più frequente, perché sarà probabilmente più frequente il fatto che la data che ho scelto non sia casualmente lì. Vabbè, però in questo caso lo è, quindi il sistema conferma che una delle date alternative è disponibile. Ho messo tutti i miei dati, sono stanchissimo di aver inserito tutti quei dati, però quando clicco salva il sistema mi gratifica dicendo immediatamente bene, confermato. E mi conferma ovviamente una delle tre possibilità. Quindi indicando quale data è confermata. Confermata, c'è sempre quella relazione alla conferma, ricordiamoci, tra relazione tra richiesta e disponibilità. Cosa succede da qua in avanti? Non mi ricordo, andiamo a vedere l'Activity Diagram. Allora, il sistema verifica se una delle alternative è disponibile. È disponibile. E quindi il sistema conferma al paziente l'avvenuta prenotazione della sua richiesta. È quello che abbiamo scritto nel punto 4. Il sistema conferma al paziente l'avvenuta prenotazione. E quindi basta. Finito. Il caso 2 è finito. Questo Activity Diagram è pieno di errori. Se conoscete chi l'ha fatto, qui è sbagliato, non è paziente non confermo, scusate. Tutte le volte che rileggevo dicevo, ma non mi quadra. Questa è la scelta che va a vedere se le alternative fornite dal paziente sono accettabili o no. Corrispondono ad almeno una disponibilità di almeno un medico. Quindi il paziente non c'entra niente. Non so perché ho scritto questa cosa, ci vorrebbe una psicanalisi per capirlo. Allora, qui cosa abbiamo? Abbiamo l'utente che ha inserito i dati. Il sistema verifica se una delle alternative è disponibile e quindi c'è un'alternativa disponibile? Sì, oppure non c'è nessuna alternativa disponibile. Allora, nessuna alternativa disponibile, oppure almeno un'alternativa disponibile.
Il fatto che il paziente accetta o non accetta ce l'abbiamo sotto, in quest'altro. Ma sopra non c'entrava niente il paziente, poverino. L'abbiamo tirato in causa senza che lui potesse farci nulla. Ah, ma avevo sbagliato. Prima c'era. Nella prima versione che avevamo fatto, senza le swim lane, avevo scritto giusto, quindi non ero ancora malato. Poi nel trasportare sulla versione con le swim lane, forse facendolo in fretta, ho scritto una cosa che non c'entrava niente. Ok, così ci siamo. Allora, ritornando al nostro caso d'uso, lo scenario principale di successo è finito, punto. Non è il caso di dire 5, tutti e due sono contenti e vanno a festeggiare. Cioè, se è già lo scenario è successo, quando è finito siamo nel caso di successo. E il punto 4 ovviamente è ciò che mi garantisce la garanzia del successo. Nell'ultimo punto succede, avviene ciò che era già previsto. Quindi ovviamente dicono la stessa cosa. O dicono cose simili. Ok. Alternative. Allora, tutto ciò che non è lo scenario idilliaco, rose e fiori, quattro passi e funziona sempre tutto, lo descrivo nelle estensioni. Alcune estensioni possono essere date da comportamenti, da percorsi alternativi, ma ancora leciti, ancora tranquilli, quindi facilmente recuperabili. Altre possono essere date da errore dell'utente. Allora, magari proviamo a dividerle per gruppi. No? Noi sappiamo che il nostro processo è complesso, l'attività è complesso, e quindi andiamo prima a descrivere, per semplicità nostra, andiamo prima a descrivere cosa succederebbe nel caso 2, nel caso in cui le alternative fornite al paziente non andassero bene, ma il sistema proponesse delle controproposte e l'utente l'accettasse almeno una di queste. Poi c'è l'altro caso ancora, diciamo, chiamiamolo caso 3, in cui l'utente non, le controproposte vengono proposte, ma l'utente non le accetta e quindi viene inserito in lista d'attesa. Tutto questo, che ho chiamato caso 2 e caso 3, non comporta nessun errore da parte di nessuno. Non è che hai inserito sbagliare i dati o altro. Sono comportamenti normali, percorsi normali. Il 2 porta successo, il 3 no. Poi dopo ci chiederemo, ok, in tutti questi passaggi, quali errori si potrebbero verificare in aggiunta a. Ma quindi vado prima a esplorare i percorsi leciti, normali, senza errori previsti, e poi dopo ci metto sopra gli errori. Non voglio mescolare le funzioni normali con le funzioni di errore, perché se no io mi confondo e poi voi potete farlo nell'ordine in cui volete. Quello che c'è scritto qua sotto non ha nessun ordine particolare. Allora, proviamo a descrivere quello che informalmente ho chiamato il caso 2. Dov'è che il caso 2 si differenzia dal caso principale? Dov'è che mi accorgo che sono nel caso 2, cioè alternative che il sistema mi propone, anziché nel caso 1, cioè il sistema accetta direttamente le mie alternative? Me ne accorgo nel punto 4. Cioè fino al punto 3 è tutto uguale. Poi al punto 4, anziché vedere la bella videata con i fuochi d'artificio che dice hai prenotato, mi dice mi spiace, quelle date non ci sono, o potrebbero esserci queste altre. Quindi abbiamo un'alternativa che chiamiamo 4A. Non qua. Roba qua, 4A proprio A. L'alternativa 4A, cioè può darsi che non si verifichi il punto 4, ma si verifichi una variante diversa, in cui il sistema, perché se 4 è un'azione del sistema, 4A deve essere un'altra azione sempre del sistema, cioè è il sistema che fa una cosa diversa. Quindi il soggetto non cambia tra una voce e la sua alternativa. Soggetto sempre o l'utente o il sistema. Il sistema a questo punto comunica che le alternative proposte non sono disponibili e
propone lui tre date aggiuntive. Questa è una cosa diversa che può succedere. Che significa che a livello di diagramma del processo siamo qua. Calcola tre proposte e le mostra, e a un certo punto il paziente dovrà rispondere a queste proposte, che sarà nel passaggio successivo. Come lo numeriamo il passaggio successivo? Allora, fa sempre parte dell'alternativa 4A. Non è successo 4, è successo 4A. 4A per svolgersi ha bisogno di una serie di passaggi, che chiameremo 4A.1, che è questo. Quando c'è un passaggio solo non serve mettere il punto 1, ma quando c'è più di un passaggio dobbiamo aggiungerlo, perché altrimenti non ci raccapezziamo più. 4A.2, e dai da questo, punto 2, l'utente, anzi il paziente si chiamava, accetta una delle alternative proposte. A questo punto siamo a posto, abbiamo finito. 4A.3. Io amo Word. Allora. 4A.3, il sistema conferma la prenotazione. E quindi questa deviazione, no, un po' come quando nella strada trovo il cartello deviazione, devi fare un giro più lungo, mi ha comunque portato a successo. È la descrizione, la sintesi di quello che avevamo chiamato il caso 2. Quindi vedete, leggiamo il caso d'uso, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, è un possibile percorso, un possibile svolgimento. Un altro possibile svolgimento è punto 1, 2, 3, 4A, 4A che si compone di 4A1, 4A2, 4A3. Termine con successo. Termine con successo sopra non ho scritto perché era ovvio, su quale devo scrivere perché non è scontato. Io avrei forse anche potuto scrivere che il punto 4A3 torna al punto 4 o prosegui con il punto 4, perché io già nel punto 4 c'era scritto l'alternativa confermata. L'ho lasciato separato perché probabilmente ciò che scrivo sarà diverso, perché nel primo caso, nel punto 4, devo dire io quale delle tre alternative fornite all'utente è stata confermata, mentre nel punto 4A3 ovviamente è stata confermata quella che l'utente ha scelto in 4A2, quindi a livello di informazioni scambiate sono diverse e quindi li metto come punti diversi. Ecco, fotografiamo un attimo questo per dire se abbiamo fatto ciò che ci avevamo ripromessi. Stiamo solamente descrivendo i dati che vengono scambiati, senza dire perché, senza dire cosa succede dopo. E vedete che c'è, come quasi sempre c'è, un'alternanza stretta. Un'azione la fa l'utente, la risposta del sistema. La risposta del sistema che poi richiede un'altra azione dell'utente, che poi richiede un'altra risposta del sistema e così via. Normalmente nelle interazioni con i sistemi la prima parola sta all'utente e l'ultima sta al sistema. Ma non è una regola generale, è solo una consuetudine. Perché alla fine il sistema ti dà sempre conferma di ciò che hai fatto. Ok, il caso 3, quello della lista d'attesa, dove si innesta il caso 3 all'interno dei casi che sono già previsti? Qual è il punto in cui il comportamento del sistema non va secondo 1, 2, 3, 4, oppure non va secondo 1, 2, 3, 4A, 1, 4A2, 4A3?
4A2. In 4A2 il paziente accetta una delle alternative proposte, ma potrebbe anche non accettarla e richiedere di essere inserita in lista d'attesa. Allora abbiamo un'alternativa a 4A2. Come si chiama? 4A.2A. Io appendo un A, B, C quando ho delle alternative al nome di cui sto creando l'alternativa. Metto 1, 2, 3 quando questa alternativa è composta di vari passi. Quindi 4A2A è l'alternativa a 4A2. E in questo caso cosa succede? Beh, 4A2 è un'azione del paziente, 4A2A sarà anche un'azione del paziente nella quale non accetta le alternative e chiede di essere inserito in lista d'attesa. Contestuale due cose, no? Cioè, la lista d'attesa se e solo se non accetti le alternative. Non sono due passaggi diversi. Io mi immagino quella videata con scritto accetti alternativa 1, 2, 3, no, lista, no, voglio essere messo in lista d'attesa. A questo punto cosa succede? Che il sistema gli darà conferma e finisce. Quindi visto che il sistema ha una risposta, questo 4A2A in realtà è un primo passo, 4A2A.1, e un secondo passo banale, 4A2A, secondo passo in cui il sistema conferma l'inserimento in lista d'attesa. E questo caso è terminato con fallimento. Terminato con fallimento e quindi si applica la garanzia minima, che non ho perso tutto, quantomeno sono finito in lista d'attesa. Quindi i possibili svolgimenti di questo caso d'uso per il momento sono tre, a seconda delle alternative che vengono prese. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 a 1, 4 a 2, 4 a 3, oppure 1, 2, 3, 4 a 1, 4 a 2 a 1, 4 a 2 a 2. Stiamo disegnando un albero di ramificazioni, di biforcazioni che possono avvenire. E tutto questo ancora nel funzionamento corretto, in cui non prevediamo nessun errore, nessun malfunzionamento. Quindi è un po' come se fossero gli scenari principali, di cui il primo è quello di successo principale, gli altri sono comunque scenari progettati, no? Normali. A questo punto, se diciamo, abbiamo concluso i scenari normali, cominciamo a fare gli avvocati del diavolo, a pensare, e se qualcosa va storto, che cosa potrebbe andare storto? Per ciascuno di questi punti. Quindi ciascuno di questi punti avrà delle sue estensioni, delle sue alternative che dipendono da che cosa può andare storto in quella fase. Ad esempio, nel punto 1, il paziente seleziona l'opzione per inserire una nuova prenotazione, non è che possa succedere nulla, perché se il paziente non seleziona quell'opzione, questo caso d'uso non parte neppure.
quindi questo non ci dà fastidio. Io sto dicendo che questo caso d'uso inizia con quell'azione dell'utente. Se l'utente non fa quell'azione e ne fa un'altra, allora vuol dire che siamo in un altro caso d'uso. Non è che può premerlo in modo sbagliato quel bottone. Uno preme un altro, allora non siamo in questo caso d'uso, se ne preoccupiamo da un'altra parte, oppure preme questo e l'ha premuto, fine. Al punto 2, il sistema... questo è talmente vero che tante volte quel primo passaggio lo saltiamo. Tante volte nella descrizione il fatto che l'utente chiede di fare quella funzione che corrisponde al nome del caso d'uso, sì, è vero, ci deve essere, ma corrisponde a entrare nel caso d'uso. Fateci un po' di ambiguità sul fatto di che sia meglio metterlo oppure no, è indifferente. Sul punto 2, il sistema predispone un form relativo alle informazioni necessarie per una nuova richiesta. Allora, questa è un'azione fatta dal sistema. Non andiamo a considerare i casi in cui il sistema si guasta, si rompe, esplode, prende fuoco, eccetera, no? Per quelli li mettiamo da parte. Non dipendono dal funzionamento, dal comportamento funzionale che deve avere questo caso d'uso. Chiediamoci se, in assenza di guasti, sarebbe possibile che qualcosa impedisse all'utente di presentare un form vuoto. Io non immagino nulla, che a meno di guasti ovviamente. Diverso sarebbe se, che ne so, altro caso d'uso, l'utente, o meglio il sistema, mostra all'utente l'elenco delle sue prenotazioni. No? Consulta calendario ce l'abbiamo, no? Come caso d'uso. Allora in quel caso può darsi che non ci siano prenotazioni da mostrare. Allora la frase l'utente mostra l'utente, il sistema mostra l'elenco delle prenotazioni, non ha senso, ci sarebbe l'alternativa, non ci sono prenotazioni da visualizzare, che non è relativo a un guasto, semplicemente i dati in quel momento sono fatti così. I dati contenuti, lo stato attuale del sistema informativo non ti permette di fare quell'operazione. Preparare un form vuoto che l'utente deve riempire non dipende da nulla. Quindi anche nel punto 2 siamo fortunati, non abbiamo delle alternative. Punto 3, il paziente inserisce i dati per la richiesta. Punto 4, il sistema conferma che una delle alternative è disponibile. Allora, cosa può succedere in alternativa a questi punti 3 e 4? Il paziente potrebbe i dati non inserirli o inserirli assurdi, sbagliati. Non inserirli è un'alternativa al punto 3. Inserisco dei dati, già l'utente si addormenta. Il sistema è lì che aspetta e dopo un po' si stufa di aspettare e dice va bene, chiudiamo la sessione, chiudiamo la connessione. Se invece il sistema inserisce, scusate, l'utente inserisce dei dati sbagliati, che ne so, le date alternative sono tutte nell'anno 800 avanti Cristo, anziché nel 2016, non è il punto 3 che è diverso, è il punto 4 che cambia. Perché lui quei dati li ha inseriti. Io ricordiamoci che sono un osservatore, non li vedo passare le informazioni. Vedo che l'utente ha inserito dei dati che vengono mandati al sistema. E poi solo il sistema, quando li riceve, che si accorge che non vanno bene. Il fatto che l'utente compie un errore nei dati, nella validità dei dati, è un'azione del sistema, il quale controllando i dati dice no, guarda, non vanno bene. Quindi, ciò che può andare storto è che il punto 3A, il paziente non inserisce nulla, entro un certo tempo. E poi ragioniamo su che cosa vogliamo che succeda in questo caso. Oppure l'alternativa 4B a questo punto, perché là l'abbiamo già fatto, è un'altra alternativa al 4, e il sistema rileva degli errori nei dati. Che ha appena ricevuto la paziente. Li controlla, io li controllo e non lo scrivo, perché
Il fatto che li controlli è qualcosa che avviene dentro la scatola del sistema, io non lo vedo. Io sto solo vedendo che il sistema mi ha detto che i dati non vanno bene. Ho trovato degli errori. Allora, che cosa faccio? Beh, in questo caso, il 4B è più facile da riscrivere. Cosa faccio? E chiedo all'utente a questo punto di reinserirlo. E chiede all'utente di correggere. Torna, continua al punto 3. Cioè, dopo il punto 4B, passo al punto 3. Fatto 1, 2, il sistema predispone il form, 3, l'utente inserisce i dati sbagliati, 4B, l'utente dice no, il sistema dice no, caro utente, è sbagliato, per favore correggi. A questo punto, se il sistema, se vogliamo andare avanti, l'utente deve, punto 3, inserire nuovamente, correggendo quelli che aveva già inserito prima, i dati della richiesta. Dopodiché, se sono di nuovo sbagliati, il sistema di nuovo, dopo 3 ci sarà di nuovo 4B, e dirà se no è di nuovo ancora sbagliato, torna al punto 3 a reinserirli. E rimbalziamo sempre da 3, 4B, 3, 4B, 3, 4B, fino a quando il sistema non dice che i dati sono giusti. E allora a quel punto saremo o nel caso 4 o nel caso 4A, a seconda che quei dati corrispondano a vizio disponibile oppure no. Quindi in questo caso non ci sono più passaggi, semplicemente il sistema fa una cosa diversa in una videata e torna a una condizione precedente, che è quella in cui i dati devono ancora essere inseriti. Tenendo un po' conto che se siamo in 4B, io non so neanche dire se i dati sono buoni o no, se le alternative sono valide o no, perché quei dati non sono coerenti, non sono leggibili, non li considero neppure. Quindi se supero, in qualche modo 4B è più importante come filtro. Se sono in 4B i dati non li guardo neanche. Se non sono in 4B allora posso essere in 4 o in 4A a seconda delle alternative disponibili. Allora, se il paziente non inserisce i dati entro un certo tempo, invece l'altra cosa che può succedere al punto 3, niente, chiudiamo. Quindi il sistema deve rispondere, 3A.2, il sistema chiude la connessione, la sessione. Terminato con fallimento. Questo è un fallimento ancora più grave perché in realtà non siamo neanche inseriti in lista d'attesa, perché ci siamo fermati prima. Tra l'altro, sta cosa qui, che l'utente può decidere di non inserire dei dati, in realtà può avvenire sempre, se ci pensiamo. Cioè, ogni qualvolta l'utente dovrebbe inserire dei dati, può benissimo decidere di spegnere il computer e andarsi a fare una passeggiata. Sempre. Quindi questo comportamento di questi due punti, 3 a 1, 3 a 2, il paziente non risponde e il sistema chiude, vale per il punto 3, vale per il punto 4 a 2, vale per il punto 4 a 2 a 1. Vale in tutti i casi in cui il paziente deve fare qualcosa. Quindi possiamo mettere a fattor comune questa cosa dicendo che questo vale nel punto 3, nel punto 4A.2 e nel punto che si chiamava 4A.2A.1. In questi tre casi, erano casi in cui toccava al paziente fare qualcosa, e in tutti questi tre casi abbiamo una variante A, che è quella in cui il paziente dorme.
E ovviamente il passaggio successivo è che il sistema lo sbatte fuori. Poi a volte per evitare di fare questa cosa qua scriveremo semplicemente asterisco.1 asterisco.2, dicendo tutte le volte che può capitare ci comportiamo in quel modo. In qualunque passaggio, sottinteso del paziente. Quindi questa è la formalizzazione più precisa. Noi ci permetteremo anche di scrivere al posto di questo semplicemente asterisco 1, asterisco 2. Cioè, asterisco in tutti i passi c'è una variante che al passo 1 fa questo, al passo 2 fa quell'altro. In tutti i passi in cui il soggetto è sempre il paziente, ovviamente, perché è il paziente che fa derivare, per non dover fare impazzire. Il vantaggio è che molti dei casi d'uso normali non sono così complicati come questo. Questo abbiamo preso uno che è veramente articolato e quindi stiamo vedendo tutti i casi strani che possono verificarsi. Dimmi. Ma questo non va contro, come abbiamo detto, per le garanzie minime? Eh sì, dobbiamo andare a modificare la garanzia minima a questo punto. Infatti ci stavo arrivando. Abbiamo due tipi di fallimento. Abbiamo il fallimento fisiologico, questo, vado in lista d'attesa, e abbiamo una sorta di fallimento patologico. Quindi le garanzie minime non è detto che se fallisco qua, anzi, scusate, se fallisco qua sotto, non sarò in lista d'attesa. Quindi le garanzie minime vanno integrate dicendo che la richiesta del paziente è stata salvata e inserita in lista d'attesa, oppure la richiesta del paziente è stata ignorata se il paziente non ha terminato la procedura. Di sicuro non abbiamo nel sistema richieste inserite, ma non inserite a metà o altre cose. Quindi in realtà il minimo, minimo, minimo è questa seconda. Mal che vada non succede niente, sta dicendo questa frase. Noi però abbiamo una condizione di mal che vada, un pochino di più, in cui vabbè, se le cose vanno male, ma non malissimo, comunque sono in lista d'attesa. Allora, vediamo se ci sono ancora dei casi da gestire. Allora, abbiamo detto 1, niente. 2, non ci sono problemi. 3, il paziente può addormentarsi. Oppure inserire i dati sbagliati e quindi 4 mi comunica che i dati sono sbagliati. Altro non può succedere come alternative ai punti 1, 2, 3, 4. Ai punti 4 a 1 può avere un'alternativa? 4 a 1 è quando il sistema dice guarda, le date che hai proposto tu non vanno bene, ma tieni queste tre che ti propongo io. Può succedere qualcosa di brutto? Può succedere qualcosa di brutto se il sistema non è in grado di proporti tre alternative perché non ci sono abbastanza disponibilità dei medici. Se capita devo pensarci. Cosa capita se non ce ne sono tre o se non ce n'è nessuna? Stai parlando con me o con un'altra rivolta? No, dimmi. Nel caso in cui le tre alternative possono essere su un attimo temporale infinito, ci saranno sempre tre alternative? No. Lei dice, ma se io non metto dei limiti al tempo, tre alternative ci saranno sempre. No, però io devo scegliere alternative di cui i medici abbiano dichiarato la disponibilità. Non posso dire che tra un anno e mezzo non c'è nessuno prenotato, ma tra un anno e mezzo ho un medico che mi ha detto che alle 10 del mattino è libero. Le alternative vanno scelte tra le disponibilità fornite dai medici. E se il medico è stato un lavativo e si è dimenticato di fornire disponibilità nel mese prossimo, io non ho dati. Io sto facendo una query in cui vado a cercare, ok, quali sono le disponibilità fornite da un medico di quella specialità che non siano ancora state confermate? Con una data maggiore o uguale di oggi, una query di questo genere può tornare 1000 risultati,
3, 1, nessuno. Allora, se ci sono alternative va bene, io lo modifico un pochino e direi fino a 3. Cioè se me ne dà almeno una o almeno due, io mi comporto nello stesso modo. 3 massimo, di più non ne voglio. Però se non ce n'è proprio nessuna, non posso ricadere in questo caso, perché poi non posso dire che dopo il paziente accetta una delle alternative proposte se non gliene ho proposte nessuna. E quindi avrò un'alternativa, un percorso diverso, a 4 a 1, A, in cui c'è poco da fare, il sistema non è in grado di offrire delle alternative. No, questo è brutto, perché io non so cosa sta pensando il sistema. Il sistema comunica che non ci sono alternative disponibili. E adesso ditemi voi come deve continuare questa frase. Io potrei continuare in due modi. Il modo più semplice è: e inserisce l'utente in lista d'attesa. Il modo meno semplice è: e chiede all'utente se vuole essere inserito in lista d'attesa. E a quel punto lui deve rispondere. Vedo che tutti noi abbiamo un valore nella semplicità, ed inserisce l'utente. Non inserisce, addirittura comunica all'utente. Mi dimentico sempre che sono un osservatore esterno, quindi non so cosa lui fa, so solo cosa lui dice, che è stato inserito terminato con fallimento, ma il fallimento buono. Ma ricerca una serie di voci, può darsi che i risultati non ci siano. Allora si deve comportare in modi diversi secondo che i risultati ci siano o non ci siano. Tra l'altro, questo, che è un dettaglio che abbiamo scoperto adesso, ci farebbe venire voglia, se non fosse l'ora che è, di tornare al diagramma delle attività e dire: sì, bravo, calcola 3 proposte, e se non ci arrivi a 3? Allora qua dovrei mettere un bel rombo che dice: ah, se per caso non ce ne sono, allora fai così, no? Replicare questa cosa anche qui. Ma è normale, man mano che andate avanti nella progettazione di un qualunque sistema, via via che ragioniamo sui dettagli, scopriamo cose che a una prima analisi non avevamo visto. È normale, quando dicevamo che le specifiche non sono fissate all'inizio, ma via via che evolvono con l'evolvere del progetto. Perché ci sono dei casi in cui non avevi pensato. Con tutta la buona volontà non ci potevi pensare. Ok, vediamo se ci sono ancora altre cose da... A2 c'ha già la sua alternativa, non accetta niente. Non vedo altre cose diverse che possono succedere. Perché gli errori del sistema, qui il paziente fa cose, no? Però non sono cose che possono essere sbagliate. Cioè lui avrà quattro opzioni: accetto l'alternativa 1, accetto l'alternativa 2, accetto l'alternativa 3, voglio essere messo in lista d'attesa. O sceglie una di queste 4, o non ne sceglie nessuna. Non ne sceglie nessuna nel caso in cui si addormenta, questo. Se sceglie una di queste 4, beh, se sono le prime 3, la prenotazione è confermata. Se invece la quarta voglio essere messo in lista d'attesa, vado a finire in qua. Quindi abbiamo già descritto tutti i casi possibili. Perché mi viene in mente il caso in cui ci sono due utenti che stanno cercando di prenotarsi insieme, entrambi hanno le stesse alternative,
però io sono un po' più lento di lui, lui prende la prima, io quando la prendo non me la può confermare perché nel frattempo qualcun altro me l'ha soffiata. Questo è un caso in cui quando il paziente accetta l'alternativa, il sistema conferma la prenotazione, poi potrebbe esserci un'alternativa 4A, 3A, in cui il sistema non la conferma perché qualcun altro me l'ha soffiata. I sistemi multiutente sono purtroppo così. L'informazione che è valida adesso potrebbe non essere valida più tra un minuto perché nel frattempo un altro utente l'ha cambiata. Ma non facciamoci questo male adesso. Facciamoci un po' di pausa. No? Allora lui rimane...